con l'agente FIFA Giuseppe Peppe Schiraldi, un amico, lo possiamo dire, un piacere ritrovarci, che diciamo, sei venuto a guardare sia l'Alba Longa che il Grosseto, più che altro l'Alba Longa, immagino. Comunque, le tue impressioni su questa partita? No, l'Alba Longa la conosco bene, più che altro sono a vedere il Grosseto, perché insomma, mi interessava vedere questa squadra, sta facendo molto bene, il campo l'ha confermato, insomma, al secondo tempo d'autorità, dove forse il Grosseto meritava qualcosa in più, però insomma, forse il pareggio alla fine può essere anche giusto, però ho visto un grande Grosseto. Ti domando se anche da parte tua c'è la percezione che il Grosseto abbia dei bravissimi giovani e comunque sono stati in grado di limitare, ad esempio, Polidori sulla fascia destra, un elemento come Lousada, o Milani alla lunga ha vinto il duello con Casimirri. Assolutamente, credo che il lavoro fatto in fase difensiva sia stato eccellente, perché come hai detto tu, sia Lousada che Casimirri sono due esterni molto importanti di cui l'Alba Longa punta molto. D'altra parte il Grosseto secondo me c'ha proprio la colonna della squadra, la colonna vertebrale, i due difensori centrali, il regista e la punta, insomma sono giocatori eccellenti, quindi credo che ha tutte le carte in regola, le ho viste un po' tutte per lottare fino alla fine, anche perché credo sia un campionato questo dove nessuno staccherà le altre, se giocheranno il campionato 3-4 squadre fino alla fine. A inizio partita ci eravamo trovati, hai fatto un'osservazione importante che condivido: il bello di questo girone tosco-umbro-laziale è che le squadre molte tra sé non si conoscono, quindi ci potrebbe scappare una sorpresa. Assolutamente sì, oggi la sorpresa di giornata credo sia il risultato dello Scandicci, che però già col Monterosi forse merita qualcosa in più, fa 6 gol Grassina, insomma la squadra sembrava del momento, la squadra che ha vinto già Monterosi. Questo è un girone molto equilibrato, se pensiamo che nelle retrovie c'è un Flaminia che è uno squadrone, oggi è stato il primo scontro diretto fra due squadre che sono partite un po' a rilento, il Follonica Gavorrano, insomma da 2-1 ha ribaltato, il Monterosi ha vinto soffrendo col Pomezia, però secondo me sarà uscita da sto terno, insomma Grosseto, Monterosi, non so se Scandicci riesce a tenere sto passo, però credo che siano Monterosi e Grosseto le favorite. Bene, io ti ringrazio e poi magari ci vediamo a Grosseto. Assolutamente, con piacere, grazie a tutti.